Ciao a tutti e bentornati. Post partita di Parma-Fiorentina. Una gara che il Parma ha giocato molto bene, specialmente i primi 65 minuti, in particolare il primo tempo. Parma veramente sprecone, ha buttato via 4-5 occasioni nette da gol, di cui due praticamente davanti alla porta, con Miaila e Cyprien nel finale, Miaila dopo 4 minuti. Partita che mi aspettavo, non tanto così tante occasioni da gol, mi aspettavo un bel Parma sicuramente, ma aspettavo anche l'ennesimo pareggio, perché noi iniziamo sempre il campionato con un pareggio. Però devo dire che adesso devo parlare di quello che penso io, cioè delle colpe, perché ci sono delle colpe anche in questa partita, c'è poco da fare. Perché noi, allora, io ve l'ho già detto che la difesa non ce l'abbiamo, ok, va bene. Questa volta il fato ha voluto che abbiamo beccato una punizione magistrale a 100 e passa all'ora, che ha beccato palo e gol. Suzuki secondo me non è colpevole più di tanto, darei più la colpa ai nostri difensori che hanno fatto la cappella di perdere dei palloni lì vicino all'area e causare questa punizione come conseguenza, diciamo così. Però la colpa principale per me va ad attribuire a Pecchia. Premetto che Pecchia secondo me per il Parma è sicuramente uno dei migliori allenatori che possiamo avere. Questo non c'è ombra di dubbio. Il gioco che facciamo quando giochiamo appunto così, a voler imporre il nostro gioco, a pressare forte, eccetera, mi piace molto. Abbiamo le persone ideali per il gioco di Pecchia con queste ali super veloci, quindi questo gioco spumeggiante sulle fasce, però c'è un però. Il però è che uno, il Parma è imprescindibile da Bonny. Bonny che tiene la palla come fosse Lukaku e quindi praticamente fa salire la squadra e ci permette di fare tutte queste bellissime azioni da gol. Però la difesa, ripeto, se messa sotto pressione diventa imbarazzante e rischia di beccare gol spesso. E adesso andiamo veramente a quello che penso del perché questa partita sia finita 1-1 e non abbia invece vinto il Parma, perché mi rivolgo a te, Pecchia. Ma ascolta, ma che cazzo fai al 65esimo? Ma che cazzo fai? Dunque, al 65esimo, Pecchia cosa fa? Decide probabilmente che per lui il Parma è troppo superiore e quindi bisogna risparmiare i propri giocatori, magari stanchi e diciamo che hanno pressato e corso troppo, e cosa fa? Fa scendere tutto l'attacco. Fa scendere Bonny, fa scendere Mann, fa scendere Miaila, tutti, e dico tutti, al 65esimo, cioè tutti in contemporanea. Una roba che ha completamente snaturato il gioco del Parma. Una roba che ha concesso alla Fiorentina di, diciamo, riversarsi nella nostra metà campo, perché fondamentalmente il Parma non ci ha capito più un cazzo, non riuscivano più ad avere intese i giocatori, e vorrei anche vedere, cioè è entrato Eino, cioè, senso, voglio dire, ma Eino ha fatto 4-5 partite lo scorso campionato, me lo fai giocare titolare per mezz'ora alla prima di campionato? Oh, non lo so, ma fallo giocare agli ultimi 10 minuti, lo fai giocare a mezz'ora. Ma poi ripeto, questi cambi, ci può anche stare che mi fai rifiatare Mann, soprattutto Miaila che ha corso come un deficiente, ok? È stato uno spettacolo, eh? Però fallo un po' a rate, me li togli tutti insieme, il man of the match e gli altri due, tutti al 65esimo. Hai tolto completamente l'attacco, completamente al 65esimo. E il risultato è che dopo
Vuoi una cazzata di uno, di quell'altro, in difesa lo sappiamo, però dopo tu, quello che poteva essere un'occasione, magari in 30 minuti, l'hai tramutata in 4-5 o anche di più in 30 minuti, perché ovviamente hai consentito alla Fiorentina di riaffacciarsi e crederci, perché ha detto, vabbè, tanto in attacco non fanno più un cazzo, non sono più come prima, non si trovano, infatti non c'era assolutamente più intesa, cioè cercavano i soliti fraseggi, perché la filosofia è quella lì, no? Ti appoggi, cerchi il triangolo, eccetera, vai sulle fasce. Ma non si trovavano! Non si trovavano con le misure, non si trovavano con i tempi. Perché? Perché giustamente un giocatore non conosce i no e se giustamente fai un lancio e quello là non scatta, cioè ci deve essere sincronia, no, fra le cose. Nel calcio lo sappiamo che è così, cioè è ovvio. Non essendoci più questo, si è perso tutto. Quindi le azioni diventavano disordinate, imprecise e quindi il risultato è stato fallimentare. In tutto questo ci poteva anche stare che Cyprien si degnasse di buttarla dentro e all'ultimo secondo e vincevamo lo stesso. Però ripeto, Pecchia, hai fatto la cazzata. Sei un bravo allenatore, sicuramente, però poi hai fatto una cazzata. Ti sei forse troppo montato, hai detto boh basta, noi con la Fiorentina è fatta, questi qua non possono fare un cazzo. E invece no. In un modo o nell'altro te li sei tirati nella tua area e alla fine il gol è arrivato. Niente, adesso vabbè, è finita qua. Io la penso così. So che tutti hanno osannato il Parma perché io mi sono già guardato gli altri post partita e vedo benissimo che tutti osannano. Ah, un punto guadagnato. Bla bla. No, noi sono 2 punti persi assolutamente perché noi meritavamo e strameritavamo di vincerla la partita. Fra l'altro vi avevo detto che era l'unica partita, secondo me, che il Parma poteva puntare a vincere, assolutamente, doveva vincere, perché poi si ritrova a giocare col Milan e col Napoli a Napoli. Attenzione, questo Parma può vincere anche col Milan, ragazzi, perché noi siamo forti in contropiede, non ci sono cazzi. L'unico problema è che siamo imprescindibili da Bonnì. Cioè, se non abbiamo Bonnì, perdiamo almeno il 50% là davanti, ma almeno anche di più. Non c'è nessuno che possa fare il suo ruolo come lo fa lui. Ragazzi, c'è poco da fare. Quindi, sul mercato bisognerebbe intervenire, beccare un bel bestione come lui, non pretendo che sia forte come lui, però uno che faccia lo stesso tipo di gioco, ok? Lo stesso tipo di gioco. In difesa. Ci mancano i due centrali, ma cazzo, prendimene almeno uno. Prendi uno con la stampella ai piedi, ma che abbia esperienza di Serie A e che faccia maturare gli altri. Questa partita non posso neanche dire che Balogh e Cercati abbiano fatto schifo, anzi, sicuramente è meglio giocare con Balogh e Cercati che con Osorio. Cioè, qualsiasi cosa e combinazione tu faccia, se togli Osorio dai titolari, se togli Osorio da quella difesa, hai solo da guadagnarci. E quindi dico, ci è andata anche abbastanza bene, però i rischi ci sono stati comunque, ragazzi. E, detto questo, ricordiamoci che adesso ci aspetta un'impresa con il Milan, perché col Milan serve un'impresa, perché è così la nostra difesa, anche il solo Leao è assolutamente pericoloso. E là davanti invece possiamo fare, perché diciamo che il Milan in difesa non è granché. E noi se pressiamo bene possiamo andare in contropiede, rubare dei palloni a centrocampo e fiondarci in attacco. Però il mercato deve ancora darci qualcosa assolutamente, l'ha detto lo stesso Pecchia e spero che arrivi gente di un certo livello. Ripeto, in attacco mi basterebbe anche un ragazzo di 18 anni ma con un fisico alla Lukaku o alla comunque Bonny. E che sia là, e anche se valga la metà di Bonnì, non importa, l'importante è che faccia quel lavoro, saper tenere il pallone e far salire la squadra, basta. Dopodiché non pretendo i golassi di Bonnì, però almeno così la squadra riesce a salire e a fare il suo gioco, se no non ci riesci. Vedi che quando sono saliti Almqvist, Camara, quella gente lì, Cancellieri, e lo stesso Inho, là davanti non c'era sta boa. Non c'era questo punto di la do lì e intanto salgo perché tanto lui non la perde, la protegge, la smista. No, non c'era più. Quindi noi andavamo a cazzo di cane e si è visto. Ok? Detto questa, sotto con Parma Milan,
Un punto sarebbe secondo me d'oro, più che quello con la Fiorentina, perché io comunque avrei voluto la vittoria, perché ci stava con la Fiorentina la vittoria assolutamente. Abbiamo sbagliato di ogni. E poi Napoli-Parma, vabbè, Napoli-Parma io non pretendo neanche il pareggio, sinceramente, perché sei fuori casa ed è per quello che io dico che noi dovevamo cercare di sfruttare, dobbiamo cercare di sfruttare il più possibile queste due partite in casa, perché il morale è tutto, anche in Serie A. E questa prima partita ce l'ha dato, nonostante tutto, ci ha dato un bel morale perché questo qua è un pareggio che va molto stretto. Quindi, Pecchia, io ti chiedo solo una cosa: non montarti la testa, prima cosa. Seconda cosa, non vorrei mai più vedere cambiare tre giocatori nello stesso momento perché è una stronzata galattica, specialmente se mi cambi tre giocatori che hanno fatto da Dio fino a quel momento, cioè i tre migliori in campo. Cioè, se fosse che dici, vabbè. Ti ha cambiato, che cazzo ne so, ha cambiato un centrocampista, ha cambiato Bernabé, perché va bene, ci sta, no? Con Cyprien, quello va bene, ma non mi puoi cambiare i migliori del match tutti contemporanei allo stesso minuto. Ma ci avranno 5 minuti da poter giocare in più, uno o l'altro, allora, se Bonny ce n'ha di più, fallo giocare fino all'80esimo. Se quell'altro ce n'ha di meno, tiri via Denis Mihajla, che magari è morto giustamente, lasci su Denis Mehmet di 5-10 minuti, ma toglierli tutti e tre, eh? Sai cosa vuol dire? Vuol dire che mi mandi in pappa l'intesa, ok? Infatti il Parma non c'è più stato, non c'è più stato, è inutile. Vabbè, basta, finisco perché tanto sono sicuramente l'unico post partita polemico di tutti i post partite che ci possono essere sul Parma, che vabbè, non è che ci sia molta gente che fa post partita sul Parma, però dico, sono sicuramente uno dei pareri fuori del coro, sicuro, perché io non faccio il lecchino né di Pecchia né di Kraus né della società. Io dico quello che penso e penso che il Parma doveva portarla a casa e penso che il Parma, oltre agli errori gravissimi fatti, se non c'erano questi tre cambi contemporanei, la portava comunque a casa, cosa che non è successa e quindi io ho la colpa. Al 75% almeno la do ai tre cambi di Pecchia al 65esimo. E ognuno la pensa come vuole, ovviamente liberi di commentare, sempre con educazione. Niente, ci vediamo per dopo Parma-Milan e speriamo di commentare almeno un pareggio, se non una grandissima vittoria. Ma speriamo che qualcosa arrivi dal mercato, specialmente in difesa, nella difesa centrale. Poi, ripeto, un'alternativa a Bonny io la gradirei tantissimo, però deve avere le stesse caratteristiche, non uno buttato lì a fare la punta con caratteristiche completamente diverse. Non ci serve un giocatore alla Ciola con Ciampi, ci serve uno che sa coprire il pallone come Bonny, portati a spasso tutti e dialogare, non gente che o scatta in profondità. A me mi serve uno come Lukaku, Bonny, quella gente lì, ok? Se no, lascia perda. Invece in difesa serve il centrale. Due ne servirebbero, perché questa è la realtà, ma uno buono basterebbe per insegnare agli altri e comunque giocare titolare praticamente sempre e man mano fa la chioccia uno all'altro. Vi saluto e buona domenica a tutti e ci vediamo alla prossima. La magia sia con voi. Forza Parma. Ciao.